l'annuncio ufficiale delle nuove Garmont. Montagna, sto arrivando. Non era uno scherzo, mi sono ufficialmente messo in auto. Sono in viaggio. Arrivati. Buongiorno Masha. Inizia il vero viaggio adesso. Non inizia nel migliore dei modi. Siamo messi così, praticamente già inizia ad esserci neve e ci mancano circa 50 km di salita. 20 km a Cortina e quella situazione è molto bella. Il test più ufficiale di così non poteva non farsi. Waterproof, approved, rifornimento ed inizia lo sballo. Quanta ce n'è? Sta iniziando a venirne giù tantina. Che più si sale e più ce n'è. Un botto di neve. La ricerca della 7. E 7 fu. Siamo arrivati in camera e questa è la situazione fuori. Cioè, guardate che spettacolo. È un'autostrada bianca. Ci siamo fermati un attimo. È stato un lungo qua. Ma il faro c'è? Eh? Il faro c'è? Ho fatto un flash, non so dove. C'è un danno qua e uno qua. Che più di così la porta non si apre. Di fatto si trattava di una strada in discesa, non c'erano tracce di altre auto per terra. Vedo una curva in fondo alla strada, freno con largo anticipo e la macchina non frena. Avete presente quando sta per succedere qualcosa e tu non riesci a fare niente per fermarlo? Quindi sì, ho frenato, ma la macchina ha frenato poco, quindi ho rallentato tanto e mi sono appoggiato su questo muro di neve. Il punto è che era neve molto compressa. Quello lì sarebbe tutto un parcheggio gigante, ma non ci muoviamo molto. Pausa, benzina. Ma quanto beve? Guardate chi c'è. Ciao rega, bella lì. Un altro. Madonna che salto. Se volete avere un riassunto di quello che è successo, vi invito a andare sul mio account e leggere tutto quello che ho scritto e anche tutti i commenti a cui ho risposto. E nel concreto cosa ho sbagliato? C'è scritto qua. Quando si dice il buongiorno, si vede dal mattino. E laggiù c'è lei. Buongiorno. Qua stanno spalando. Praticamente siamo alti più della macchina. Quello lì è il salto che è stato fatto con gli sci mentre passava sotto una macchina. Thank you.
dopo la bellezza di 15 ore passate a Cortina, ricomincia il nostro ritorno verso casa. Per eventuali ed altri commenti che si dovessero fare, vi invito a analizzare attentamente la situazione e quello che dico prima di fare valutazioni non corrette, perché secondo me è bene informarsi prima di sostenere determinate tesi. Sbaglio anch'io, cioè non è che tutto quello che vedete funziona, viene sempre bene. Ho sbagliato tanto quando ero un po' più piccolo, evidentemente sbaglio ancora. L'importante è fare determinate cose in contesti e luoghi sicuri, dove in modo chiaro ed evidente non c'era nessuno. E se c'è qualcuno che non volesse andare a vedere questo e avesse comunque voglia di dare un proprio giudizio, vi dico che sotto la neve c'era il ghiaccio. Eravamo in discesa. Giustamente una macchina in discesa sulla neve con fondo ghiacciato frena molto molto meno rispetto alla stessa condizione però sul piano. La cosa fondamentale per riuscire a minimizzare questa differenza è avere una gommatura termica buona. Buona intendo di buona marca, di buona qualità, perché si costa di più, ma ti aiuta. Era la prima volta in assoluto che provavo questa gommatura che aveva l'Audi RS3. Non ricordo il nome perché non l'avevo mai sentito prima, ma è costata 60 euro a gomma montata. Quindi tutti questi fattori, insieme a quelli che troverete qui sull'analisi di quello che è successo, mi hanno insegnato che si può cadere, ma che bisogna anche rialzarsi. Cioè, ora immaginate, noi eravamo andati su a Cortina soltanto per fare un giro in auto. Succede quello che è successo, i nostri 2 giorni si trasformano in schifo totale. Oppure succede quello che succede e cerchiamo di capire perché è successo e andare avanti?